Ultimamente è stata pubblicata sui social una canzone dedicata a Mimikyu, il Pokémon di tipo spettro folletto introdotto in Pokémon Sole e Pokémon Luna. Questa canzone parla di come il Pokémon si senta solo e provi a farsi apprezzare dagli uomini tramite un travestimento simile ad un Pikachu. Difatti, anche solo vedere il suo reale aspetto si dice causi malattia a chiunque. Ecco dunque che c'è da chiedersi: ma questo Pokémon avrà pur un qualche tipo di ispirazione particolare? Difatti, quasi tutti i Pokémon di tipo spettro sappiamo che sono ispirati a creature folcloriche o mitologiche, e dunque oggi andremo a cercare proprio queste origini arcaiche di questo Pokémon molto particolare. La descrizione del sito ci suggerisce che il travestimento di questo Pokémon sembra avere una doppia funzione: evitare di mostrare il suo reale aspetto, ripugnato dal genere umano, e difenderlo dai raggi del sole che lo infastidiscono. Esiste nella mitologia bretone una creatura molto particolare, chiamata Bugul Noz. Questa creatura, ultima della sua specie, è talmente brutta che anche la natura stessa la ripudia. Nemmeno gli animali osano avvicinarsi a questo essere. Questa creatura, talvolta per impedire di essere vista dagli umani, urla all'avvicinarsi di questi ultimi, per non terrorizzarli più del dovuto. Nonostante viva infatti in luoghi solitari e bui, non possiede uno spirito malvagio, anzi, è molto gentile e costantemente desideroso di essere accettato dagli umani. Questo purtroppo non può accadere a causa del suo aspetto, però. Esiste però un giorno nell'intero anno nel quale questo essere può interagire con gli umani: Halloween. Durante questa festività tutti indossano costumi spaventosi e nessuno si stupirebbe nel vederlo girare per le strade, nessuno avrebbe paura di lui, anzi, tutti si complimenterebbero con lui per la realisticità del suo costume. In questo modo, il Bugul Noz potrà essere felice almeno una volta all'anno, e come lui, anche Mimikyu. Entrambi vorrebbero che ogni giorno fosse Halloween, e come loro, forse, esisterà qualcuno del quale vediamo solo un costume, un travestimento più o meno fatto bene, che nasconde tutto il suo vero essere per paura di essere giudicato, proprio come il Bugul Noz. Persone che vorrebbero percorrere una strada senza che la gente, senza che la società li etichetti, ma che purtroppo in questo mondo non possono farlo. Esiste anche un'altra diceria sul Bugul Noz, secondo la quale in una notte di Halloween questa creatura riuscì a conoscere una ragazza bionda, bellissima, che lo seguì fino alle profondità della foresta dalla quale proviene il mostro. Quando quest'ultimo le chiese se non avesse paura del suo aspetto e dell'oscurità, la ragazza rispose che non la percepiva, che non vedeva il suo reale aspetto. Questa ragazza era cieca. Che questa storia si possa in un qualche modo riproporre in Pokémon Sole e Luna, ma soprattutto, potrebbe essere davvero questa l'origine di questo Pokémon particolare? Scrivete nei commenti se la pensate così e se invece avete qualche altra idea. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale, passate ai social che trovate in descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video!